Credo che quando si prende una sinfonia fatta per un grandissimo maestro, una sinfonia che è la conclusione di tutto un ciclo di Beethoven, è messo tutta la sua intensità, tutta la sua sapienza, è tan diversa, tanta musicalità, tante idee, tanti colori, tante incredibili orchestrazioni. E sì, alla fine anche tre movimenti molto differenti, uno molto profondo, uno bellissimo, rapidissimo, lo scherzo, un terzo che è difficilissimo trovare una calma di nuovo. E sì, alla fine ancora abbiamo tutto questo movimento con il coro, con le solisti, parlando dell'allegria, della gioia, della vita. Questa è una sinfonia conclusa per tutti, per lui e per noi. Senso, credo che la sua complessità è che deve avere un gran rigore in quello che sta scritto, che deve rispettare molto tutto quello che si sta scritto. È una sinfonia che si è fatto tanto, che tante orchestre hanno fatto con tanti maestri diversi, che al final si lascia nella propria sinfonia sulla particella e tante annotazioni differenti, che credo che va bene qualcuna volta di dimenticare, di pensare con rigore qualcosa che ha scritto veramente. Veramente Beethoven, e cercare di trovare in questo che si è scritto il senso e la sensibilità di tutti, no? Perché si fa tante cose incredibili con la nonna per fare più di gioia, più de, no? Non di gioia, di spettacolo, voglio dire. E credo che in tutto caso è uno spettacolo, ma è un spettacolo rigoroso, un spettacolo grande musicalità, non si deve fare extra cose perché tutto è scritto.
Qual è l'importanza del coro in questa sinfonia? Ma credo che sia sicuramente il punto più atteso di tutta questa grande opera, il punto clou dove il significato dell'intera sinfonia prende forma attraverso il testo di Schiller e attraverso soprattutto le voci spinte a vertici acutissimi, a vertici veramente qualche volta al limite dell'umano. Che tipo di preparazione seguono gli artisti del coro per preparare questa sinfonia? Bisogna dire che questo è un grande cavallo di battaglia di qualsiasi compagine corale, anche di questa, anzi forse soprattutto di questa, perché è una delle cose che si ha in repertorio, ma devo dire che ogni volta che si inizia questo lavoro lo studio è attento, proprio perché la scrittura è estremamente acuta, estremamente tesa, c'è bisogno di uno studio attento per poter rendere il suono bello, omogeneo, uguale, dal basso verso l'acuto, verso l'estremo acuto. Per portare in scena quest'opera è necessario un lavoro d'équipe tra il direttore d'orchestra e il maestro del coro. Come funziona? Ma intanto la musica è un linguaggio universale, per cui voglio dire, per chi l'ha studiata non diventa difficile un'intesa. E bisogna dire la stessa cosa anche del coro, voglio dire, ci si esprime attraverso i gesti, attraverso, voglio dire, dei richiami che ricordano quello che già l'autore ha scritto. Quindi tendenzialmente questo è un problema, diciamo, relativo, perché l'equipe la facciamo sempre, ogni volta che scendiamo in produzione.